Multiverso è un progetto messo a punto dai ragazzi di Rovereto sul Secchia, nel comune di Novi di Modena, frazione duramente colpita dagli eventi sismici del maggio 2012. Quelli che quindi sono diventati fruitori del parco hanno collaborato con l'ufficio tecnico del comune nello stendere il progetto, scegliere le strutture, disegnare il logo e il cartello, fino ad organizzarne l'inaugurazione. E tutto questo durante l'emergenza sanitaria, utilizzando spontaneamente e con meno problemi degli adulti i mezzi informatici. L'inaugurazione poi è avvenuta il 31 luglio 2020. Ciao, io sono Vittoria Ronchetti, questo è il Parco Multiverso e questo è il logo che ho realizzato per il Parco Multiverso. Il parco si trova vicino al centro sportivo e si sviluppa su due dei cinque lotti allestiti nel dopoterremoto per ospitare i cittadini sfollati. Il primo spazio è la cosiddetta area feste ed è dedicata agli eventi culturali, con una piattaforma che nel corso dell'estate è stata utilizzata per il concerto di inaugurazione, per il cinema all'aperto e per il pattinaggio. Con il secondo lotto i ragazzi si sono davvero sbizzarriti e hanno progettato un'invidiabile struttura di calisthenics per esercizi a corpo libero e una pista da skate con rampe utilizzabili anche dalle bici. A fianco di entrambi i lotti è stata realizzata una pista di allenamento per atletica che viene utilizzata soprattutto dal vicino complesso scolastico, consentendo così di effettuare all'aperto, in totale sicurezza e con spazi adeguati, le attività ginniche previste dai programmi di studio. La collocazione decentrata del parco consente alle mamme di lasciare correre i bambini in bicicletta, oppure con il monopattino, o anche semplicemente di giocare al pallone in totale sicurezza, lontane dal traffico della strada principale. Il tutto in una cornice di verde pubblico che comprende alberi, cespugli, siepe e prato su entrambi i lotti. Verde che si arricchirà ulteriormente nel corso dell'anno 2021, in quanto un terzo lotto di circa 5.000 metri quadri verrà convertito interamente a prato fiorito, in modo da favorire la vita delle api, delle farfalle e della biodiversità. L'area, al di là della funzione primaria di parco, era stata pensata nel 2019 per favorire una ricostruzione identitaria della popolazione nel post-terremoto, evento estremamente traumatico per i bambini e i ragazzi, che anche con la pandemia legata al Covid-19 devono pagare ancora una volta un prezzo molto alto in termini di perdita degli spazi e delle occasioni di socialità. Lo spazio del multiverso ha consentito di dar loro voce, di modellare un parco sulle loro esigenze, dove poter dar sfogo alle energie, ma anche alla creatività. Anche i filmati di questo video li hanno messi insieme in autonomia e li hanno inviati all'assessorato. L'area è ancora destinata alle emergenze e le strutture sono state studiate in modo da poter essere rimosse in breve tempo. Quello che ci auguriamo tutti però è che non serva più a questo scopo e sia sempre luogo di accoglienza e divertimento per i nostri ragazzi.